Bentornati cittadini a questo terzo nostro incontro dove appunto cercherò di spiegarvi un attimo a grandi linee i programmi elettorali delle varie liste che chiedono il nostro voto il prossimo 25 settembre. Nello scorso video abbiamo parlato della coalizione del centrodestra che però vi ho spiegato si tratta di una coalizione di destra che con il centro non c'ha nulla a che vedere. Oggi parleremo invece del programma barra programmi della coalizione di centrosinistra e anche qui di centro c'è non c'è, dunque anche qua vedremo un attimo. Allora, diciamo subito che similmente a quanto è successo nella destra, anche a sinistra, chi vuole votare a sinistra deve per forza votare una unica coalizione di partiti. I partiti che compongono la coalizione di sinistra sono il PD con il suo leader Letta, Più Europa con Della Vedova e Emma Bonino, Di Maio con il suo Impegno Civico, questa lista che non ha nemmeno un sito web, è un programma che lascia abbastanza a desiderare, poi lo vediamo. Infine c'è un'altra piccola, diciamo, coalizione all'interno della coalizione, come vi ho fatto vedere la volta scorsa accade anche nella coalizione di destra, che è composta appunto da Europa Verde di Bonelli e Sinistra Italiana di Fratoianni. Ecco, anche qui ci troviamo di fronte all'ennesima accozzaglia di partiti, ovviamente come è successo a destra, anche per la sinistra, come sempre però a sinistra è ancora peggio perché hanno sotto partiti, sotto categorie, tutti messi assieme, un grande minestrone con gente che si odia l'uno con l'altra e come a destra, quindi è gente più moderata messa assieme con gente più estremista, che però si mette assieme solo per cercare di non far vincere, in questo caso, la destra. Quindi siamo sempre lì, ogni 5 anni si vota e i problemi sono sempre quelli. Dentro il PD tecnicamente ci sono anche altri mini liste barra partiti come per esempio Volt, poi c'è Articolo 1, Partito Socialista Italiano, Centristi per l'Europa, la lista di Casini che come forse sapete quasi ha 40 anni di onorato servizio come politico e in questo caso ancora col PD che appunto Letta ha nominato a Bologna anche contro il volontà e il volere degli elettori tesserati del PD di Bologna che non lo volevano eppure l'hanno candidato lo stesso. Anche questa è l'Italia. Come vi ho detto la volta scorsa, è impossibile parlare in maniera dettagliata di tutti i programmi perché ci vorrebbe un video da 7 ore come minimo, anche perché consideriamo purtroppo la sinistra è identica alla destra e così come qualunque altro partito. I programmi sono abbastanza fuffosi, fumosi, non dicono dove trovano i soldi, le coperture, non dicono esattamente cosa o come intendono fare le cose che promettono. E soprattutto non dicono nemmeno che costi hanno, cioè oltre a non trovare i soldi non dicono nemmeno quanto costerebbe, quindi siamo punto a capo, hanno gli stessi problemi della destra. In più rispetto alla destra non hanno un programma comune, quindi per capirci qualcosa bisogna per forza scartabellarsi i programmi di ogni singolo partito. Possiamo dire però che ciò che traspare dalla lettura di vari programmi si potrebbe riassumere i loro concetti in 3 parole, ovvero puntano tutto su ambiente, lavoro e diritti. E tra queste 3 la più importante sembra essere l'ambiente, quindi transizione ecologica, sviluppo sostenibile, eccetera, eccetera. Oltre a essere quella più rilevante, è anche un punto di differenziazione, di diversità rispetto alla destra, che di ambiente, come abbiamo visto, parla veramente pochissimo, poco o nulla, così come anche i diritti, che la destra non parla praticamente dei diritti di qualunque tipologia, non ne parla, non gliene frega nulla, a parte il cercare che le madri facciano più figli, non parla di diritti, diritti sociali di alcun tipo. Il lavoro invece si sono visti molti punti similari rispetto alla destra, sotto alcuni aspetti. Perciò facciamo una carrellata dei programmi dei 4 partiti. Troviamo sul sito web, chi vuole andate su Google, sul sito del Partito Democratico c'è il programma del PD che per occasione si è un po' rimesso a nuovo e ha aggiunto la scritta Italia Democratica e Progressista sul proprio logo e ha dato il nome al programma Insieme per un'Italia Democratica e Progressista. Ovviamente diciamo sarà il programma un po' più corposo rispetto agli altri in quanto in teoria, visti i sondaggi, potrebbe essere il partito che nella coalizione di sinistra prenderà molti molti più voti rispetto ai suoi diciamo alleati.
Stessa cosa poi per chi è interessato ad andarsi a vedere il programma di Più Europa, che chiama Una Generazione Avanti, un po' più progressista per quanto riguarda i giovani e le politiche giovanili, cosa non di poca importanza, perché effettivamente sui giovani i partiti non è che parlino molto, non hanno molte idee, il PD sicuramente un po' di più rispetto alla destra, però insomma nulla di che. Più Europa invece si dimostra quello più orientato verso i giovani. Poi c'è il programma di Luigi Di Maio, che è difficile da trovare, lo si trova dentro altri siti, giornali che mettono link al PDF depositato nel Ministero degli Interni, perché è un partito nuovo, si vede che non hanno avuto il tempo di far nulla, non c'è manco il sito web, ma si tratta di 5 paginette, neanche in croce, lo vediamo un attimo velocemente dopo. Più che un programma, veramente una lettera a Babbo Natale è anche dir troppo. Comunque, vabbè, lascia il tempo che trova. E infine il programma di Alleanza Verdi e Sinistra, ovvero questa pseudo, diciamo, coalizione alleanza, dove al suo interno in teoria c'è anche Possibile, lo trova dentro questa coalizione, anche se in verità non può votare Possibile direttamente, cioè dentro il simbolino non l'hanno messa. E anche qui il programma lo si trova dentro il sito web. Bando alle ciance, cercherò di essere più sintetico possibile, dopodiché chi vuole approfondire si vada a leggere i programmi. Come sempre abbiamo detto, che non voglio ripetermi nelle cose già dette nei video scorsi, i programmi politici che vedremo anche oggi e la prossima volta, se ritenete interessante questo tipo di video e a seconda dei commenti che lasciate sotto, mi piacerebbe farvi un altro facsimile, ma sul programma del Terzo Polo, quindi Azione Italia Viva, e anche messo assieme un attimo sui 5 Stelle, diciamo di partiti principali, ecco. Tutti i programmi, come sempre dico, sono lettera Babbo Natale, lasciano il tempo che trovano, non dicono dove troveranno i soldi, non dicono quanto costerebbero le loro promesse e soprattutto non dicono come, con precisione, come vorrebbero fare le cose che promettono. E si perdono molto in fuffa ideologica / sentimentale, motivazionale, o parlano delle problematiche, spiegano in una generica che bisognerebbe farci qualcosa, speriamo bene, vogliamo la pace nel mondo. I programmi sono tutti pieni di begli intenti, bei propositi generali, però di per sé tutte cose belle, dall'ambiente al lavoro, ai diritti, alla sanità, alle infrastrutture, chi più chi meno, sulle tasse. Ecco, però sappiamo già che da come scrivono difficilmente attueranno qualcosa. Su tutti i decine e centinaia di punti che hanno, riuscissero a farne almeno 10% sarebbe già tanto. Detto ciò, partiamo dal PD. Anche qui quindi si parte con una fuffa di chiacchiere, di belle cose. Secondo loro bisogna lavorare assieme per salvarci, l'Italia è un bel paese, e bla bla bla, e grazie all'Europa che ci dà i soldi e così via. Ecco, parte già subito poi a dire che la destra italiana diffonde paura, odio e conflitto, i valori europei di Stato e diritto. Se non vi siete accorti, Letta, diciamo, quindi il leader della coalizione di centrosinistra, punta tutto sul votateci pur di non far vincere la destra. È una strategia, vabbè, ognuno di voi che si faccia la propria opinione. Già dire votateci altrimenti vincono i cattivi, insomma, e puntare molto su quello, anche nelle campagne marketing che stanno facendo, molto aggressive, che si vedono sugli autobus, in giro per le città, piuttosto che in altri posti, secondo me, non solo secondo me, non è proprio una strategia vincente, ecco. Cioè, vuol dire votate noi pur di non far vincere la destra. Sì, ma se voto voi cosa mi... cioè, che cosa ci guadagno, tra virgolette, nel senso, dimostratemi di essere migliori di loro. Ok, comunque anche qui loro sono molto, cioè attaccano anche qui la Giorgia Meloni, attaccano la destra, no? Quindi già dalla prima parte del programma cerco di cavalcare l'onda dell'odio, del disprezzo, del far capire che se vince la destra c'è del finimondo in Italia, eccetera eccetera, cosa che potrebbe anche succedere, poi dipende da che tipo di finimondo, però vabbè, sta a voi decidere se meglio o peggio, perché come ho detto l'altra volta cercherò di essere più neutrale, più neutro possibile, però vabbè, andiamo avanti, lascia il tempo che trova. Anche qua loro dicono che hanno un dovere politico-morale, eccetera, eccetera, che sono tanto bravi, belli e buoni, che loro appunto sono per i principi europei e quant'altro.
per la solidarietà e compagnia cantando, sono contro, diciamo, un'Italia alleata con Orban e Putin, come dicono che invece la destra voglia essere, che effettivamente Salvini si è dimostrato essere, e anche la Meloni per quanto riguarda il presidente ungherese Orban, ma ne abbiamo già parlato la volta scorsa. Detto ciò, finalmente partono con il loro programma. Come appunto vi ho detto prima, i loro tre pilastri sono diritti e cittadinanza, lavoro, giustizia sociale e sviluppo sostenibile, transizione ecologica e digitale. Allora, qua non ci leggeremo tutto, ovviamente, chi vuole si vada a vedere sul sito questo loro programma. Per farvi un riassunto, a parte piccole proposte, diciamo, che magari sì, non cambierebbero la cosa in maniera molto significativa, però potrebbero essere anche interessanti per quanto riguarda un miglioramento per l'ambiente, per inquinare meno, eccetera, fanno capire che si appoggiano al di per sé moralmente bello pacchetto europeo Fit for 55, che praticamente sono degli obiettivi per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, combattere l'effetto serra, eccetera, eccetera. Diciamo che è un piano molto, molto ambizioso, che però è di difficile attuazione. Okay. È difficile per un paese tipo la Germania, figuriamoci per l'Italia, per molti aspetti. Non parleremo di quelli in questo video. Comunque, ecco, in tutto questo poi, siccome già è difficile, già di conto suo, quindi accordi di Parigi, Fit for 55, eccetera, il PD non spiega bene come intende arrivarci a questi obiettivi già di per sé ambiziosi. Quindi, ok, va bene, bello che ne parliate, però lascia un po' il tempo che trova, visto che poi non mi fate capire come vorreste attuare questa cosa. Parla di cooperazione ambientale, bla bla bla, anche qui vogliono potenziare il potenziale delle imprese italiane, degli imprenditori, le start-up innovative, in maniera che ci sia più sostegno alla semplificazione, favorendo l'industria 4.0. Vogliono fare investimenti infrastrutturali e mobilità sostenibile, e anche qui si collegano a quanto fatto dal governo Draghi, ma non dicono bene su cosa, come e con quali soldi e con quanti soldi. Siamo sempre lì. Tutte belle parole, no? Quindi, cioè, mettono insieme in poche frasi cose bellissime che però lasciano il tempo che trova. Partono dagli investimenti infrastrutturali, la mobilità sostenibile, riduzione di costi energetici, imprese e famiglie. E poi in poche righe sotto dicono che vogliono semplificare e rendere più, ecco, progressivo il fisco per le famiglie e le imprese. Quindi passano da carne al pesce così, d'amblé, senza tanti complimenti. Si buttano dentro servizi digitali, sviluppano una relazione virtuosa tra Stato, mercato e comunità. Come? In che modo? Con quali soldi? E con quanti soldi? Zero, niente, non si sa, anche qua. Cioè, veramente fa quasi sorridere leggere questa roba, perché veramente, cioè, già si capisce che è la classica, in più dall'ennesimo partito che è in politica da 30 anni quasi, cioè, dove vogliamo andare? È stato al governo fino a ieri, anzi, tutt'oggi, perché finché non si arriva alle elezioni, ufficialmente c'è il governo Draghi ed è appoggiato dal PD insieme anche alla Lega, eccetera. Quindi vabbè, lascia il tempo che trova. Poi lavoro e giustizia sociale. Anche qui, belle parole, il pilastro centrale per loro è anche il lavoro. Vogliono ridurre i divari economici e morali. Morali, ok, in che senso? Boh. Per farlo vogliamo partire dalla dignità del lavoro di tutte e di tutti. Il lavoro come fondamento su cui costruiamo l'intera impalcatura, la nostra società. L'Italia deve sempre più dignità ai lavoratori. Insomma, vabbè, classiche frasi un po' così poetiche e filosofiche. Combattere il precariato, puntare su giovani e donne. Bello, bello, sì, ok, grazie. Lo dite da 30 anni e passa. La destra non lo dice apertamente, nemmeno specialmente per le donne. Ok, ma interessante capire che non sapete anche voi come volete fare sta roba. Ok. Gli sforzi fatti in quest'ultimo anno con la riforma degli ammortizzatori sociali, quindi qui c'è un rimando del tipo: guarda che bravi siamo stati con Draghi. Qua, come sempre, parla delle problematiche, quindi cresce il lavoro discontinuo e povero, soprattutto per i giovani, cioè incide sui salari. Sì, è vero, ma quindi. Boh, non dice nulla. Poi la quota consistente di lavoro sommerso costituisce una vera piaga sociale. Ah, parli già di qualcos'altro. Ok, va bene. Sì, è vero, è una piaga sociale ed economica, ma quindi come intendete combattere ciò? E se non lo dicono, il lavoro, tali criticità incidono notevolmente su, e sti cacchi, ok, quindi devo dire basta al precariato, al lavoro povero, al lavoro nero. Sti cacchi, ok, sì.
Quindi vogliono riprendere il percorso introdotto da Draghi, vogliamo utilizzare le ingenti risorse del PNRR per rafforzare le politiche attive. Quindi, ok, intanto bisogna vedere se questi soldi arrivano. Vabbè, è un discorso complessissimo. In parte ve l'ho già spiegato nel video scorso sul programma della destra. Loro praticamente sperano di avere via libera sul PNRR, far quello che vogliono sui soldi, che non è vero, che tutti sappiamo, cioè chi basta studiarsi un attimo come funziona il PNRR, non sono soldi dati a caso che possiamo spendere come cacchio vogliamo, ok, da parte dell'Europa. Primo. Secondo, dicono anche loro praticamente che troveranno i soldi dalla lotta all'evasione fiscale. Tutte vaccate, lo dicono anche quelli della destra. Ho già spiegato la volta scorsa che non ha senso sta cosa qui per mille ragioni che non sto a rispiegare adesso, quindi lascia molto il tempo che trovo. Poi già qui capite, sul lavoro praticamente non hanno detto nulla, poi passano su vogliamo investire in scuola, istruzione universitaria e professionale. Sì, wow, che bello, ma scusa, non mi hai spiegato come intendi a combattere il precariato, il lavoro povero, il lavoro nero. Né con quanti soldi, né con che tipi di riforme, non mi hai detto niente. E questo è il programma di dettaglio del PD, che sarà il partito più votato nel centro-sinistra. Ok, anche qua, come intendi investire nella scuola? E quanto intendi investire denaro nella scuola? E dove troverai quel denaro? Ok. Ah, poi passerò subito alla frase dopo, vogliono investire in sanità pubblica universale perché a nessuno siano negati i diritti essenziali. Ok. vogliamo garantire regole eque per l'accesso alle pensioni. Ah, parli già... Ma scusa, ma che minestrone, ma almeno metti uno spazio tra un paragrafo e l'altro, ma come fai già a parlare di un'altra roba? Vogliamo colmare disuguaglianze territoriali, investire nel Mezzogiorno. Cioè, veramente, è una lista della spesa di belle frasette buttate così. Cioè, a me fa già capire che loro non hanno la minima più pallida idea di come far ste cose che promettono. Al di là di non trovare i soldi, al di là di tutto. Non spiego nemmeno cosa, come, sono problemi che esistono da decenni in Italia. Dovreste un minimo, a livello generale, riassuntivo, ma spiegarci almeno un minimo come intendete fare queste cose, come vorreste arrivarci, con che tipo di riforme, e poi magari sarebbe bello con quali coperture economiche, eccetera, eccetera. Ma, cioè, ci rendiamo conto? Io mi vergogno anche a leggere sta roba, ma sembra veramente una lettera a Babbo Natale che fa un bambino. Io voglio la pace nel mondo, io voglio questi tipi di giocattoli, io voglio la pace e la serenità per i miei genitori. Ah, grazie. Cioè, no, assurdo, ragazzi, io qua non... Vogliamo che tutti, in particolare bambini e bambine, abbiano il diritto di vivere in una casa accogliente, avere un'alimentazione sana. Non possiamo accettare che 1,5 milioni di bambini siano in povertà. Penso che nessuno di noi vorrebbe accettare questa cosa qui, ma esiste. E quindi come intendete cercare di aiutare questo 1,4 milioni di bambini e ragazzi in povertà? Scusate, i fondi. Quindi grazie ai fondi del PNR, così genericamente. Tra l'altro, come se fosse solo un problema di soldi, che non è vero. Anche qui sbagliano, secondo me. Non è solo un problema economico, se c'è povertà in Italia. È un problema sociale, economico, lavorativo, educativo, assistenziale, insomma di un sacco di problemi. Burocratico, amministrativo. Non è solo serve usare i soldi del PNRR. Vogliamo un paese per giovani, che restituisca speranza, sostegno e opportunità nel passaggio avanti della loro vita. Ma guarda, io... Posso considerarmi ancora un giovane trentenne, non mi dà assolutamente speranza a leggere questo tipo di programma. Ok, poi passano già a diritti e cittadinanza. Cioè, praticamente siamo già nel terzo pilastro, alla pagina 9, e non hanno detto niente. Chiacchiere. Cioè, veramente. Anche qua, noi crediamo che non esistano, non debbano esistere storie o destini già scritti. Cioè, sembra una frase di un romanzo quasi. Non vogliamo che la donna debba rinunciare al proprio sviluppo professionale, alla nascita di una figlia, di un figlio. Finalmente dicono qualcosa di pratico, quindi vogliono affermare il pieno riconoscimento dei diritti civili LGBTQ e approvare una nuova legge sulla cittadinanza per le bambine e i bambini che studiano in Italia. Quindi, in una frase almeno, hanno detto che sono di per sé a parole favorevoli ai diritti LGBT e la cittadinanza per i bambini che sono in Italia, quindi fanno capire che sono favorevoli agli uscole, che non per niente è stata una proposta di Letta del PD dell'ultimo anno praticamente. Poi sono favorevoli alla legge sul fine vita,
l'eutanasia, però anche qua è un po' complesso il discorso. Poi nel PD ci sono tanti cattolici dentro, insomma è un po' complesso, probabilmente non la faranno mai, anche perché non è la prima volta che ne parlano. Quindi almeno qui, visto che non c'è nulla da spendere, fanno capire che bene o male portano avanti quello che fin adesso hanno sempre detto. Poi passano nella parte europea, noi siamo democratici, europeisti e progressisti, sono pro-NATO, pro-ONU, contro Putin, quindi bene o male si dicono le stesse cose che dice anche la destra all'inizio del suo programma, anche per far, diciamo, tenersi buoni un po' gli alleati degli altri paesi, gli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Sono pro-Europa, ok, ovviamente il PD rispetto a Lega o Fratelli d'Italia si è sempre saputo essere europeista, ecco, quindi, però anche qua non è che parlano di come riformare l'Europa o come cercare di sviluppare, dicono solo che l'Europa è importante, bello e buono, i principi di qua e di là, e queste cose, ok, fanno capire che sono pro-Ucraina, va bene, cose che già si sanno, però cioè, anche qui da un po' lascia il tempo che trova. Fanno capire che vorrebbero una confederazione europea che leghi i paesi europei. Se si è europeisti, ovviamente si vorrebbe un'Europa più unita, ovviamente, va da sé. Però anche qua non spiegano come, cosa, con che trattati che vorrebbero fare con la Francia e gli altri paesi. Okay. Vogliono un esercito comune di difesa europeo, va bene, interessante. Anche qua non si capisce come ci arriveranno, che ovvio non è una scelta solo dell'Italia, bisogna farlo in concerto con gli altri paesi europei. Però vabbè. Questo programma è la prova di Agorà Democratica, il più grande percorso di democrazia partecipativa mai sperimentato in Italia, a cui hanno contribuito più di 100.000 persone. Ah, cioè, se è questo il risultato, c'è qualcosa che non va, secondo me. Serve investire in energia pulita, eccetera, eccetera. Vabbè, ok, vogliono fare una riforma fiscale verde che promuove gli investimenti di imprese e famiglie, difesa del pianeta, vabbè, cosa, come, in che modo, con quali soldi, siamo sempre lì, signore e signori, dove volete che andiamo con un programma del genere? Uguale alla destra, stessi problemi, cioè dai, vabbè, la destra è più per il militarismo, contro l'immigrazione, abbassare le tasse in modi rocamboleschi e quasi impossibili, e loro sono più per l'ambiente, i diritti civili, però anche qua non spiegano in che modo poi vogliono arrivare a quelle cose lì, e spesso anche sull'ambiente hanno pseudo generali obiettivi molto fantascientifici che lasciano il tempo che trova. Belle parole e finisce lì, sono svariate pagine, chi vuole interessato se le vada a leggere. Tra le pochissime proposte che fanno, ovviamente anche senza spiegare dove troveranno i soldi, vorrebbero praticamente inventare una sorta di quattordicesima, cioè una mensilità in più che arriva come soldi da l'abbassamento delle tasse che ogni lavoratore deve pagare per i contributi previdenziali sulle pensioni. E dove troveranno la copertura? Tassando, dicono loro, le successioni. Che anche qui veramente aprirebbe una parentesi enorme. Tra l'altro, come al solito, non fanno mai i conti della serva, perché i soldi che si prenderebbero dalle successioni, soprattutto per le proposte che ha fatto Letta, che andrebbero per le successioni di eredità tassate, ma solo da un certo livello in poi, si raccoglierebbero molti pochi soldi, ma questa loro proposta costerebbe una svalangata di soldi. Per i giovani, poi, alla fine, mentre la destra dice che vuole solo fare cose legate allo sport, la sinistra vuole praticamente regalare 10.000 euro a tutti i diciottenni. Una bellissima mancetta elettorale. Che bello regalare 10.000 euro per i diciottenni, per così poi li usano per studiare o per aprirsi un'attività. Sarebbe bello, wow! Ma non dicono dove troveranno i soldi. E sicuramente non lo faranno, dubito. Okay. Ah sì, poi parlano di detassare il lavoro, il costo del lavoro per le aziende che assumono donne e giovani, cosa che già stanno facendo, cosa che è stata fatta e cosa che è promessa anche dalla destra. Poi vagamente si dicono un po' favorevoli alla cannabis, poi dicono di abbassare le aliquote IRPEF, dicono che serve abbassare le aliquote IRPEF per ridurre le tasse, ma in maniera molto vaga, senza dire anche qui quali soldi, cosa, come, niente, quindi
Ah, ecco, un'altra cosa che spiegano, anche lì senza dire dove troveranno i soldi o come lo faranno per le aziende, eccetera, il salario minimo. Sull'ambiente, tra l'altro, visto che c'è dentro anche Sinistra Italiana, Fratoianni e gli ambientalisti, sono contrari al nucleare, cosa che c'è la destra si dice favorevole, quindi qua vogliono la moglie ubriaca con la botte piena, vogliono la parità di genere, vogliono combattere la violenza di genere, anche qui natalità, infanzia, adolescenza, anche sulla natalità non parlano, dicono nulla. Per l'immigrazione appunto vogliono solo conciliare l'accoglienza con l'integrazione, ma non dicono nulla, a parte superare la Bossi-Fini. Che cosa vuol dire? Cancellarla? E superarla con quale altro tipo di riforma? Che prevederebbe cosa? Vabbè, siamo un po'... ecco, lascia il tempo che trova, ecco. Poi, senza annoiarvi troppo, visto che siamo già lunghi, abbiamo più Europa, anche qua, diciamo, molto, molto ristretto, diciamo, molto riassuntivo, è proprio una lista della spesa, ok? Quindi anche qui non dicono dove trovano i soldi, non spiegano come vorrebbero fare, cioè, stessi problemi di prima. Come potete vedere, partono un po' che ovviamente loro sono super europeisti, atlantisti, questo si sapeva, c'è anche nel nome. Ecco, qui sì, magari... sarebbe stato bello sviluppare, capire come vorrebbero arrivarci contrattati insieme agli altri paesi per una roba del genere, però vabbè, ok. Vogliono legge elettorale uniforme per le elezioni europee, vogliono un debito comune per affrontare le urgenze sanitarie, vabbè, insomma, sulla cultura, la formazione, che ritorniamo un po' all'Italia. Vogliono aumentare dell'1% del PIL in 5 anni la spesa all'istruzione. Allora, anche qua, sì, bello, ma intanto, ma speso come? Uno dei problemi che hanno sempre i partiti è quello di dire ci mettiamo soldi sull'istruzione, sulla sanità, serve metterci soldi, che poi magari non lo fanno, che è ancora peggio però. Il problema non è solo soldi, è come vengono spesi quei soldi. Cioè, l'istruzione, per come è strutturata oggi, va rifatta da capo. Non puoi buttarci soldi e basta, senza toccare nulla. Cioè il modo di insegnare, come vengono gestiti gli insegnanti, come il metodo di studio degli studenti, gli anni formativi, le materie che si insegnano, che alcune sono da cancellare, da rifare, altre sono da aggiungere. Cioè non parlano niente, vogliono solo mettere soldi e basta. È solo una parte del problema. Stessa cosa, aumentare gli investimenti in università, fino ad aggiungere l'1,5 di PIL, oggi è lo 0,5. E sti cacchi, sì, wow, bello di per sé, ma poi è più o meno... Visto che si tratta di 1%, 1,5% di PIL, significa miliardi di euro. Stessa cosa, da dove li prendi? Contabilizziamo un attimo sti numeri, perché è facile scrivere 1% di PIL. Quindi, vedete signore e signori, ragazzi e ragazze, una letterina a Babbo Natale di belli intenti. Come si fa a non essere d'accordo con queste frasi? Una cosa specifica che dicono, vogliono portare la scuola dell'obbligo a 18 anni, introdurre percorsi di educazione finanziaria nelle scuole, questa è una cosa interessante, molto utile, anche qua come, con che soldi, vabbè. Vogliono togliere il valore legale dei titoli di studio, sostenere la residenza per gli studenti fuori sede, anche qua come, con che soldi, favorire l'iscrizione delle studentesse ai corsi STEM, cioè università, scientifiche, matematiche. Come? Come vuoi farlo? Cioè, ad oggi non solo femmine, ma anche maschi, sono pochi in proporzione agli studenti delle altre università, quelli che vanno a iscriversi in questo tipo di facoltà. Come intendete incentivare, favorire l'iscrizione? Sì, sono d'accordo che va incentivata, sarebbe da favorire, per una serie di ragioni pratiche, per il mondo del lavoro, eccetera, eccetera. Ma come intendete farlo? Poi abolire l'IVA sui prodotti e attrezzature per la ricerca biomedica senza finalità di lucro. È una cosa abbastanza speciale, specifica, non è che ti cambia il mondo. Cioè, bisognerebbe abolire l'IVA anche su tante altre cose, non solo per la ricerca biomedica, però vabbè. Comunque sì, anche qua vuol dire avere qualche migliaia, milione di euro in meno di introiti da questa IVA da parte dello Stato. Dove mi trovate le coperture? Siamo sempre lì. Anche qua vogliono anche loro decontribuire, insomma, abbassare i costi per i giovani neoassunti, a ridaglie, lo dicono tutti i partiti, anche a destra, e lo stanno già facendo da anni, e non mi sembra sia tanto migliorativo per il mondo del lavoro e il contrastare la disoccupazione. Riforma sul reddito di cittadinanza, lo dicono tutti, persino i 5 Stelle vogliono riformare la cittadinanza, persino Di Maio, che era il suo paladino difensore. Il bello è che nessuno dice come. Una no tax area fino a 10.000 euro, riduzione delle aliquote IRPEF fino a un massimo a 3. Cioè, da 23 al 28 al 38% sopra...
Dove, cioè, sai quanto costa una roba del genere? Mila miliardi, come la flat tax. Cioè, veramente, no? Bah, ok. Parlano poi di bilancio pubblico, contrastare l'evasione fiscale, come cosa? Solo con l'incrocio delle banche dati. In teoria già c'è. No condoni fiscali, vabbè, grazie. Riduzione graduale della porta del debito, sì, ok, come e con quali soldi? Piani quinquennali, che mi sembra molto stalinista sta roba. Riduzione del debito pubblico, sì, wow, sarebbe figo, ma come e con che soldi? Cioè, vabbè, e va avanti così. Ah, Ius Scholae, quindi qua non ha neanche spiegato cos'è, quindi se uno legge senza sapere cos'è, boh, vogliono Ius Scholae. Quindi dovrebbe andarsi a leggere nel programma del PD, vabbè. Sono, vabbè, favorevoli all'eutanasia e alla cannabis, ma qua già si sapeva, visto che sono stati anche promotori insieme ai movimenti, diciamo, pro queste cose in Italia e anche con il referendum. Regolamentazione del lavoro sessuale. Tecnicamente persino Salvini è favorevole a una regolamentazione della prostituzione. Quindi, vabbè, ok, come? E perché non l'avete fatta fino adesso? Visto che sta cosa era in comune anche con la destra. E vabbè, tante altre belle frasette messe così. Diffusione delle reti 5G, ok, che è già in atto, è una cosa che, insomma, che vogliono tutti, a parte complottisti. E vogliono vendere ITA Airways, perché, diciamo, già ha iniziato Draghi, ovviamente, e vediamo come va a finire, se effettivamente si vende. È un problema atavico in Italia, vabbè. Poi il programma di Luigi Di Maio, anche qui, veramente, cioè io mi rifiuto di leggerlo, perché, cioè, leggetevelo, fatevi un'idea voi, non solo lascia il tempo che trova, è, secondo me, a tratti delirante. Praticamente parlano dei problemi, dicono, ci sono questi problemi, bisogna agire ora. Milioni di giovani in tutto il mondo che hanno riempito le piazze per chiedere alla politica di non rimandare più. Abbiamo tutti i mezzi necessari per poter stare nella parte giusta della storia. L'ambiente e il paesaggio devono essere tutelati e valorizzati. La priorità di sviluppare una piena missione, il PNRR, che prevede lo stanziamento di 60 miliardi. Aspetto, sperano sul PNRR. Il costo sociale deve essere azzerato. Più sviluppo, più giovani in Italia, i giovani sono il futuro, dobbiamo fare in modo che chi è andato all'estero a cercare fortuna possa tornare a casa, ma va, ma dai, come, cosa, perché, con che soldi? Vabbè, c'è anche qua, sono frase molto populista e non dà alcun tipo di soluzione, non sviluppa niente, è tutta fuffa praticamente, cioè, guardatevelo, cioè, veramente non dice niente, vabbè, niente, poi comunque sì, si dice europeista, atlantista, sostenitore della NATO, quindi dell'Ucraina, vuole il tetto al prezzo del gas russo, sono solo titoli. Infine vediamo, il resto è il programma di Alleanza Verdi e Sinistra. Anche qua, praticamente, per fare un riassunto, è la lettera a Babbo Natale all'ennesima potenza. Vogliono la moglie ubriaca con una cantina di botti piene. Cioè, veramente, a volte fa sorridere leggendolo, perché dici, ma sti qua ci fanno, ci sono, cioè robe talmente assurde che... Vabbè, comunque è molto specializzato sull'ambiente, ovviamente, quindi emergenza climatica, transizione, anche qua non spiegano le cose, non dicono dove trovano i soldi, le solite cose. Poi sono contrari al nucleare, tipo qua, riforma ambientale del fisco. Dici, cos'è la riforma ambientale del fisco? Come da impegno del G7 vanno aboliti i sussidi ai fossili. Di oltre 20 miliardi l'anno. Cioè, attraverso un piano di distribuzione di sussidi fossili, presentazione come incentivo e supporto ai settori industriali. Quali sono i sussidi fossili? Sì, rinnovabili, no, nucleare e trivelle. Quindi nemmeno le trivelle per estrarre il gas, quel poco che c'è in Italia, nemmeno quello vogliono. Vorrebbero andare avanti sulla pannelli fotovoltaici ed eolico. Eh sì, magari nel mondo del mulino che vorrei, ok. Dare mandato a Terna per sviluppare un piano che come una rete elettrica assorbire in sicurezza le energie rinnovabili. Sì, anche qua. Dare mandato, ma Terna mica lo fa con soldi che piovono dal cielo, cioè, va, vabbè, Italia Green, quindi lotta al cambiamento climatico, un piano di investimenti per il risparmio idrico, come? Cioè, è vero che gli acquedotti perdono il 40% di acqua, ok, ma cosa vuol dire? Quanto ci investireste? Dove troveresti i soldi? Una politica estera verde per una transizione globale giusta. Anche qua vogliono un corpo diplomatico adeguato alla sfida climatica, incluso diplomatici climatici. Sia a Roma che nelle ambasciate più importanti.
E cosa dovrebbero fare questi diplomatici climatici, scusami? Non lo dicono. Comunque, la politica estera italiana dovrà adottarsi di una nuova strategia energetica. Vabbè, cioè quale? Più slegata alle riserve fossili. Però, allora, se lo leggete, no, sembrano tutte belle paroline, poi... Cioè, se uno è dotato di un minimo di raziocinio, si informa di come va il mondo, capisce che quello che dicono è impossibile, o quasi, ok? Richiederebbe mila miliardi, richiederebbe un lavaggio del cervello dell'essere umano per cambiare abitudini dall'oggi al domani, cioè, veramente sono cose ambiziose, usare un eufemismo, ok? L'Italia della mobilità sostenibile, l'Italia della commissione ecologica e industriale, anche socialmente, anche qua, boh, punti a caso, vogliono auto elettriche e riconvertire filiere esistenti e favorire la nascita di filiere e recupero e riciclo di componenti materiali critici, cioè, boh, politica del lavoro, qualificazione degli addetti e favorire la mobilità dei lavoratori a rischio, cioè, ah, vuoi far arrivare i lavoratori con i mezzi pubblici a lavoro? Auguri! E come intendi farlo? Tramite autobus, car sharing, cioè, a parte che sono cose che già esistono, vuoi potenziarle? In che modo? E con quali soldi? Boh, ok. È necessario favorire smart working, meno plastica ed emissioni, ogni anno finiscono in mare 11 milioni, sì è vero, bello, ma quindi l'obiettivo di drastica riduzione dei consumi di plastica, di imballaggi, nell'edilizia, nell'automotive, sì, sarebbe bello, ma come? Nella realtà delle cose, avete studiato un piano con ingegneri, con specialisti, scienziati, come si può ridurre? Ma siamo tutti favorevoli alla riduzione della plastica, degli imballaggi, ma come? Qual è il vostro piano? Mettere una tassa sulla plastica e basta? Auguri! Cioè, e anche qui, come arrivare al pieno utilizzo di bioplastica e delle materie vegetali? Ma magari, ma la stessa scienza ha detto che ad oggi non è possibile per milioni di cose che oggi l'essere umano fa, produce, lavora, eccetera. Non è possibile, non esiste ancora la possibilità di usare solo bioplastiche. Cioè, in più, anche qua, che tipi di bioplastiche? Perché molto spesso vengono fatte utilizzando determinati tipi di, facciamo esempi pratici, mais o altri tipi di vegetali che vengono presi dalla produzione alimentare, quindi in alcune parti del mondo stanno affamando popolazioni in un certo senso perché hanno tolto cibo dalla produzione alimentare per produrre combustibili, biodiesel per esempio, oppure materie bioplastiche, eccetera. Quindi bello dire sì, servono bioplastiche, però poi se non spieghi come intendi provarlo, farlo a livello pratico, cioè non puoi distruggere una cosa per creare qualcos'altro di positivo. Cioè, serve sempre una valutazione di impatto ambientale, di rischi, cioè, qua parlano veramente senza nesso di causa, senza conoscere le cose. La cannabis industriale, ok, perché assorbe CO2, eccetera, eccetera. No, sì, belle cose. Quindi qua diciamo che danno dei punti a favore sul perché è meglio legalizzare la cannabis, cosa che io e tanti italiani siamo, sembra quasi la maggioranza di italiani, visti gli ultimi sondaggi, sarebbe favorevole alla legalizzazione della canapa, perché è utile a livello industriale, sanitario, ricreativo, per toglierla alla mafia e una serie di cose. Serve costruire nuovi asili nido, serve trovare i soldi per mantenere questi asili nido, per darli appunto a meno soldi o gratis alle famiglie, ai genitori. Ma non spiegano niente. È la classica bella frase che mette tutti contenti. E anche la Meloni dice che vuole più asili nido per chi fa figli. Sti cacchi. Dopo vogliono ridurre l'orario di lavoro a parità di salario. Sì, wow, che figo. Chi non lo vorrebbe? Ma anche che la gente di destra lo vorrebbe, sta roba. Certo. Cioè, hanno provato in Svezia, in certe aziende, anche negli Stati Uniti, e pare funzionare. Ok, ma come intendete fare questa cosa? Salario minimo? Loro vogliono 10 euro l'ora. Ecco, se volete c'è anche un riassuntino. Vabbè, penso di aver parlato anche troppo. Spero avervi dato una infarinatura su cosa vogliono i programmi dei vari partiti. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Fatemi sapere se ne volete uno più o meno facsimile sui partiti rimanenti, quindi i centristi e i 5 Stelle. Vi ringrazio molto per avermi seguito. Se vi è piaciuto il video, lasciatemi un like, iscrivetevi a questo canale e cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati
l'uscita dei prossimi video grazie alle notifiche che vi arriveranno su YouTube. E speriamo bene, perché il 25 settembre sarà una data veramente, secondo me, democraticamente disastrosa, comunque vada. Ma tanto, ormai in Italia ci siamo abituati. Grazie a tutti e alla prossima volta!